Ora, Luigi Puzzolante, un giovane della parrocchia, a nome dell'intera comunità ecclesiale, eleverà la preghiera corale alla Beata Vergine Maria, mentre altri due giovani, Angela Ritrovato e Ludovica Mangiacotti, deporranno dinanzi alla venerata icona della Madonna delle Grazie un omaggio floreale. Caro Don Angelo, è toccato a noi questa sera concludere il pellegrinaggio delle parrocchie di San Giovanni Rotondo verso questo convento, oggi meta di arrivi da ogni parte del mondo per venerare Padre Pio, ma fino a un secolo fa raggiunto solo dai nostri avi attraverso una strada sterrata e accidentata per implorare l'aiuto e la protezione della Madonna delle Grazie. Raccogliendo il testimone delle generazioni precedenti e facendoci guidare dall'esempio di filiale confidenza nei confronti della Beata Vergine Maria che ci ha lasciato il Santo Cappuccino, anche noi vogliamo aprire il nostro cuore al cospetto di colei che egli chiamava Tenerissima Madre. Deponiamo dinanzi a lei e al suo dolce bambino, rappresentati in questo antico e prezioso dipinto, le ansie, le necessità e le speranze di ciascuno di noi e dei nostri cari qui presenti o idealmente uniti a noi attraverso i mezzi di comunicazione sociale. Con questo spirito, ora, a nome della comunità parrocchiale di San Leonardo Abate, insieme a tutti voi, rivolgo la comune preghiera alla Madonna delle Grazie, che illuminerà la nostra meditazione durante la recita del Santo Rosario. Ed ora recitiamo insieme la supplica a Maria Santissima delle Grazie. Gioisci piena di grazia, il Signore è con te. Tu che per l'annuncio dell'angelo hai generato il tuo Creatore e Signore, sei divenuta sentiero umile e prezioso che conduce al tuo Figlio Gesù. In te tutte le generazioni si diranno felici, perché hanno visto la via che conduce alla vera gioia. Indicaci la via, Maria. Cammina accanto ai nostri giovani, perché riscoprano in Gesù la strada della vera pienezza. Alzati, piena di grazia, e corri verso noi. Tu, che non hai considerato un tesoro geloso il Creatore e Signore che portavi nel grembo, sei divenuta messaggera della pace che attendiamo nel tuo Figlio Gesù. Benedetto è il frutto del tuo grembo, venuto ad abitare in mezzo a noi. In lui troviamo casa, con lui ritroviamo il senso. Vieni a dimorare nei nostri cuori, Maria. Mostrati madre per i nostri giovani, perché riassaporino in Gesù la casa della vera amicizia. Corri in fretta, Maria, il nostro cuore ti attende. Ave o Maria, piena di grazia.